Il fiume salta. Ma perché non sono rimasto a Filadelfia? Dovevi dirlo prima di arruolarti. L'esercito non apprezza molto i nostalgici. Potevano darsi la pena di mandarci incontro una scorta. Arriverà, sta certo. Completa di banda e chiavi di forte pace. Senti, e mentre aspettiamo che facciamo? Quello che si fa di solito nell'esercito. Si aspetta. Dove andate? A Fort Apache? Esatto. Che notizie avete di quella mandria diretta ad Abilene? Nessuna, non ne so niente. Dovresti, invece. Mi hanno detto che la cavalleria scorterà il bestiame attraverso il territorio indiano. Senti, tu sei un soldato. Perciò dovresti saperlo se scorterete o no quella mandria. Dolente, ma non lo so. Mi dispiace. Secondo me non hai voglia di dirlo. Senti, perché non te ne vai? Non sei mica tanto gentile, amico. Dovresti sforzarti di esserlo o cambiare espressione, almeno. A me la mia faccia piace così com'è. Se c'è qualcuno cui non piace, che ci provi a cambiarmela. Piantala, soldato. Era solo una sana amichevole scazzottata, nient'altro. L'artiglieria non serve. Ti consiglierei di metterla via. O forse non hai sentito. Falla sparire, o devo venire a prenderla io. Certo che la prenderai in mezzo agli occhi. Aspettate! Chi vai a Genova? Io l'adoro, credimi. Sull'attenti, soldato. È per farti coinvolgere in risse da strada che ti sei arruolato nell'esercito. È colpa mia, signore. Oh, sentiamole queste spiegazioni, se ne hai. Quel tale pretendeva notizie da me sul bestiame diretto da Bilen. Io non ne so niente. Gliel'ho detto e ripetuto, ma da quell'orecchio non ci sentiva. Mi è toccato strapparglielo. Non rida e si ricomponga. Non riderà più quando il maggiore Swanson saprà dell'accaduto. Sì, signore. Dove sono i vostri documenti? David? Presente. Kelly? Presente. Swanson? Sono io. Judd Swanson, figlio del maggiore Swanson. In persona, tenente. Hai sentito? Guarda, guarda. Accidenti, assomiglia tutto al maggiore, non è vero, Rip? Riposo, soldato. D'accordo. Ma lei è un soldato come gli altri per me. Quindi non si illuda, non avrà un trattamento di favore a Fort Apache. O devo credere che ha intenzione di introdurre idee personali nell'esercito. Poi, quando avrà smesso di ridere, prenda il suo equipaggiamento e si muova. Così è un figlio di papà il pivello. Spero che questo ti faccia venire un po' di sale e zucca.
Io mi do da fare per mettere le mani su quella mandria senza dare nell'occhio e tu le parli al figlio di un pezzo grosso. E io come potevo sapere chi era? Comunque mi è venuta una grande idea. Beh, tienitela per te, d'ora in avanti sono io che decido. E sembra che la rissa sia iniziata perché qualcuno stava cercando di ottenere informazioni da una delle nuove reclute. Quale genere di informazioni? Ecco, sembra riguardassero la cavalleria di scorta a una mandria diretta ad Abilene. E così la notizia è riuscita a trapelare. Allora è vero. Gli ordini sono arrivati in sua assenza. La missione inizierà fra una settimana a partire da oggi. Raggiungerete la mandria esattamente qui, a 20 miglia dal forte. E la scorterete finché non sarà in salvo al di là del territorio indiano. Sì, signore. Signore, riguardo alla recluta che ha iniziato la rissa... Oh, per quello decida lei, tenente. A quanto pare ha bisogno di una buona dose di disciplina. Sì, signore. Ma è suo figlio, signore. Ha detto mio figlio? Soldato Judd Swanson. Qui, a Fort Apache. Controlli lei stesso, signore. Oh, beh, santo cielo, quanto è cresciuto. Ma è davvero incredibile. Oh, ma in questo momento avrebbe dovuto essere a West Point. Ho già inoltrato la domanda, personalmente, e aspettavo notizie dall'Accademia entro oggi. Lui lo sapeva, signore. No, volevo fargli una sorpresa. Sa, ha sempre sognato di entrare a West Point fin da quando era pressappoco come Rusty. E Judd ce l'ha proprio nel sangue. Non ce la faceva ad aspettare. E così inizia dal basso, come soldato semplice. Ma io, signore, non... Oh, so cosa pensa Rip, ma al contrario. È perché si chiama Swanson che deve essere trattato esattamente come tutte le reclute di stanza a Fort Apache. Allora, con il suo permesso, maggiore. Con la mia paterna benedizione. Se non impara a ricevere ordini qui, non resisterà un giorno a West Point. Vuole vederlo, maggiore? Certo, me lo mandi. No, un momento, tenente. Io ho voglia di vederlo. Ma non devo. Non ancora. Non finché non si toglierà dalla testa d'essere il primo uomo dell'esercito. Beh, la cosa peggiore è che è veramente in gamba quanto crede di essere. Beh, lo pieghi con ogni mezzo, tenente. E non lo molli finché non sarà in riga. E quando lei riterrà che lo è abbastanza, allora lo vedrò. Sì, signore. È davvero abile il tuo Rinty. Sai, è stato fantastico prima, ma ha salvato letteralmente la vita. Ah, attenti! Swanson, presentati alle stalle e ramazza tutti i box. E quando avrai finito, pulisci bene anche la rimessa. Ma signore, arrivo... È un ordine, soldato. Signor tenente, non vedo mio padre da più di 2 anni. Le chiedo il permesso... Permesso rifiutato. Ma signore... Un soldato non si presenta al suo comandante se non è chiamato a rapporto e il maggiore non ha ancora chiesto di vederti. Sì, signore. Swanson, aspetti il mio ordine. Rompa le righe. Swanson! Un soldato sotto le armi restituisce sempre il saluto all'ufficiale. Di corsa, Swanson, di corsa! Andiamo, Rinty. Come la prende il ragazzo? Come un veterano, signore. Dunque, il grosso della mandria, secondo i miei calcoli, ora dovrebbe trovarsi all'incirca in questo punto qui. E, data la velocità con cui procede, arriverà al luogo di raduno sabato. Lei la raggiungerà lì. Soldato Swanson, sei stato assegnato alla corvée piatti da solo. Capito, caporale Rusty? Non conosce il regolamento, Swanson. Quando viene dato un ordine, provvede ad eseguirlo solo chi l'ha ricevuto. E ora proceda. E quando avrà finito qui, ha rapporto alle stalle. Le ho riservato uno speciale lavoretto in caso del resto scontato di trasgressione. C'è un bel mucchio di chiodi da cavallo che devono essere raddrizzati. Prima che sorga il sole dovremo essere in viaggio. E prima di quell'ora voglio vedere quei chiodi raddrizzati dal primo all'ultimo. Perciò si dia da fare. Signor tenente, io vorrei, con il suo permesso, vorrei conferire con l'ufficiale superiore. Permesso rifiutato.
Tenente. Che c'è, caporale? Beh, è una cosa personale. Ah, allora lasciamo perdere i gradi. Parliamone da soldato a soldato. Così va meglio? Mm-hmm. Allora, Rusty, che c'è che non va? Ecco, io sono in cavalleria da molto tempo. Ci sono da più di Jad, comunque. Beh, è chiaro che per uno che non è abituato all'esercito, io credo che... Trovi dovrebbe... che io sia un po' troppo rude con lui, vero? Beh, forse non è vero, Rip. Rusty, non devi credere che io mi stia divertendo con lui. Ma lui ha tanto da imparare e devo essere sicuro, assolutamente sicuro, che lui riesca a imparare in un decimo del tempo che serve di solito. Accidenti, ma che fretta c'è? Ecco, ho avuto ordine di preparare Giada ad affrontare l'esame di ammissione all'Accademia di West Point. West Point? Perbacco, è fantastico! Ma tu lo sai quanto me, Rusty. Quello che ha affrontato da quando è qui non è nemmeno l'ombra di ciò che lo attende a West Point. Se riesce a resistere qui, le sue probabilità di farcela sono eccellenti. Ma se non resiste? Non ce la farà mai. Farà tutto quello che gli dirai, Rip, e anche di più. Sai una cosa? Lo credo anch'io. Di vederci. Anche se non possiamo aiutarlo, lo tireremo un po' su. Ciao, già. Non c'è Randy. Ma dove può essere andato? Del forte. Non sei mica impazzito. Jad non farebbe mai una cosa del genere. Beh, può darsi di sì, ma noi che possiamo farci? Hai ragione, Rinky. Lo cercheremo. Prima che si accorgano che ha disertato. Se non lo troviamo, non andrà mai a West Point. Sì, sono le impronte di Jack. Su, fammi strada, Rinky. Scusatemi, brava gente. Non volevo spaventarvi. Guarda un po' in quanti sono. Credimi, sono solo. Davvero? È strano. Ma non ti credo, sei troppo lontano da Fort Apache. Un uomo solo va lontano, amico. Soprattutto se corre. È così? L'ultima volta che t'ho visto ti piaceva la compagnia dei soldati. Hai cambiato gusti? Diciamo segreto di servizio. Era solo. D'accordo, mezzo soldato. E devo chiamarti signor Swanson adesso. Cosa posso fare? Voglio comprare un cavallo. Vedi, il fatto è che i gentiluomini qui presenti non comprano i loro cavalli. E non sarebbe del tutto legale se li vendessero, non credi? Grazie lo stesso. Però qualcosa potrei fare. Ti daremo un cavallo. E di che cambiarti? Io voglio solamente un cavallo. Hai ragione, è un affare giusto. Ti darò il cavallo per la tua uniforme. E che ne vorresti fare tu della mia uniforme? E a te che te ne importa? Non ti serve più. Scusa, come non detto. Che diavolo volete fare? Spoglialo presto e scambia gli abiti con lui. Mi pare che il ragazzino abbia fatto una domanda giusta. Che diavolo vuoi fare, Morgan? Mi ha dato un'idea che fa appello al mio profondo patriottismo. Andremo sotto le armi. Ti sei rincretinito. Spogliati e sta a sentire. La pattuglia parte domattina e per raggiungere la Mandria passerà di qui. Supponi che lungo la strada incontrino il ragazzo. È un disertore. Non lo inseguirebbero?
Sì, ma non solo vedo cosa... che non è lui che incontreranno, capisci? Ma te con addosso la sua uniforme. E inseguiranno te. E li porterai al Coyote Pass, dove li aspetteremo. Già. Ci prendiamo le loro uniformi, rappezziamo i buchi delle pallottole e raggiungiamo la mandria come soldati. Che cosa ne facciamo di lui? Sarebbe bene levarcelo di torno. Così almeno recupero i miei vestiti senza rimorso. Non ci ho guadagnato nel cambio. Senti, testone, è il figlio del maggiore Swanson. Sarà un'ottima moneta di scambio se saremo costretti a trattare. Prendi i cavalli, togliamo il campo. Rindy, voglio parlargli da solo. Già! Devi tornare al forte e torna a Fort Apache con me. Rindy! 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 Meglio ammazzarlo quel cagnaccio. Ma piantala, hai paura di un agnello. Tienilo stretto il ragazzo, se saremo costretti a trattare ci sarà utile. Rindy! Allora ragazzi, si parte appena il maggiore Swanson dà il segnale. Tutto a posto, tenente? Sì, signore. Ma... ma cosa? Suo figlio non è presente, signore. Deve aver passato tutta la notte a raddrizzare quei chiodi. Ho chiesto adesso in camerata, non ha nemmeno toccato la branda. Judd non ha raddrizzato i chiodi, maggiore. Ho controllato io poco fa. Ma allora, dov'è, tenente? Ecco, signore, se non è alle stalle e non ha dormito nella sua branda, potrebbe... Lei dice? Organizzo una squadra di soccorso, maggiore. Lei ha un compito da eseguire. Sì, signore. Ah, tenente, se però le capita di incontrarlo per la strada... Certamente, signore. Pattuglia avanti! Inseguiamolo! Un momento e attenzione! È un vallone cieco! Non c'è via d'uscita! Thank you.
questo ha preferito fare l'eroe. Vado a prendere Rusty. Giada ha sparato quel colpo, Rip. Ci è dovuto sparare addosso per avvertirvi. E sarebbe tornato, Rip. Ne sono sicuro. Si è allontanato da Fort Apache senza ordini, ma ha rischiato di uccidersi per salvare la nostra vita. Connors, Mason, portate Giada in salvo al forte. Noi continueremo la missione. Voi due vi trovate sempre nei posti più impensati. Caporale, correggimi se sbaglio, per favore, ma non sei fuori senza permesso. Lo so che corro il rischio di perdere le mostrine, ma West Point avrà un buon ufficiale. Ok, Rusty. Ora tu e Rinty darete una mano a riportare Giada al forte. Sì, signore. E questa la tengo io. In marcia! Raggiungiamo quella mandria. Per ordine del Ministero della Difesa, la recluta Judd Swanson ha l'ordine di presentarsi subito all'Accademia Militare degli Stati Uniti di West Point. Buona fortuna, figliolo. Grazie, papà. E lo devo a te, Rusty? Sono contento, però mi dispiace che ora te ne vai. Devi promettermi che tornerai a trovarmi. Di questo sta sicuro, caporale. Quella dei Diavoli Blu sarà sempre la mia divisa. Come potrei dimenticare la cavalleria e te e Rin Tin Tin? Arrivederci, tenente. Buona fortuna, Judd. Questo è un piccolo ricordo da parte mia. Non dimenticherò, signore. E questo chiodo storto mi aiuterà se avrò bisogno di una raddrizzata. Per me non ne ha bisogno, vero, Rinty? Thank you.
Yeah.